Benvenuti in questa diretta di review, in questo giorno benvenuti e ben ritrovati, grazie per esservi collegati cari amici e grazie, salutiamo particolarmente a quanti per la prima volta si stanno affacciando a questo programma. Ringraziamo anche i tanti che probabilmente in questo tempo alle ore 12 della nostra trasmissione preparano il pranzo e si attivano e si avviano verso lo spazio del pranzo nelle diverse attività quotidiane. Grazie anche per come ci consentite di entrare nelle vostre case e di portarvi il punto di vista del Re, di Dio, del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ha osservato esattamente come potrebbe fare una qualsiasi persona i fatti e la quotidianità dell'essere umano. Quindi per quello che stai affrontando, per quello che stai facendo, per quello che stai vivendo o probabilmente per quello che sei costretto ad affrontare tutti i giorni per gestire la tua vita, non sono altro che cose che Gesù stesso ha già conosciuto nella sua vita da uomo e oggi può comprendere e grazie alla sua parola anche consigliarci, lo Spirito Santo fa questo lavoro, consigliarci proprio nel pratico la vita da affrontare secondo i consigli appunto che provengono da Dio. Ringraziamo il Signore perché oggi in questa puntata di review avremo l'opportunità, la possibilità di presentarvi un'iniziativa che avrà luogo il 27 gennaio e tra poco vi scopriremo, ecco, capiremo di che cosa si tratta. Intanto mentre il nostro ospite dall'Umbria si prepara per il collegamento, mentre stiamo organizzando le ultime fasi per la diretta di collegamento, vogliamo, come di consueto facciamo tutti i giorni alle ore 12, prendere il nostro caffè. Diciamo che non è un caffè pieno di caffeina in una tazza, ma è un caffè particolare perché deriva dall'ascoltare. Mi sto riferendo al caffè biblico. Buongiorno. Una delle domande che si affaccia inevitabilmente nella mente di chi segue le notizie di cronaca internazionale è questa. Andiamo verso un allargamento del conflitto in Medio Oriente? La domanda è seria ed è lecita e non è facile certamente rispondere. Tuttavia voglio fare poche semplici riflessioni sul tema. Primo, la storia dell'uomo è un alternarsi di periodi di guerra e di pace, forse più guerra che di pace. E i conflitti fanno parte della vita umana e ognuno vuole vincerli, cercando di essere il più forte. Basti pensare a quanto le nazioni cercano di procurarsi armi che sono sempre più costose, sempre più sofisticate. Infine, il secolo scorso ci ha dimostrato che certe situazioni sfuggono al controllo delle nazioni stesse e fanno scivolare l'uomo in conflitti mondiali addirittura, dove ognuno si illude di vincere e poi invece tutti perdono e chi paga è la povera gente. Ogni generazione dice di aver imparato dalla storia, ma poi prevalgono gli interessi di chi calpesta la giustizia e il diritto, di chi vuole il potere e la ricchezza a tutti i costi, a scapito degli altri. Come dice la Bibbia, è il profeta Geremia a dirlo, il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa ed è insanabilmente maligno. Chi potrà conoscerlo? Il Salmo 14 si esprime in questo modo. Il Signore ha guardato dal cielo i figli degli uomini per vedere se vi è una persona intelligente che ricerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti sono corrotti, non c'è nessuno che faccia il bene, neppure uno. Siamo accomunati da questa tendenza al peccato, a sopraffare il prossimo. Come credenti, come ci poniamo di fronte a questi temi? Cosa possiamo fare? Innanzitutto, partiamo dal nostro piccolo mondo, dal nostro microcosmo e dalle nostre relazioni. Cerchiamo di superare gli inevitabili conflitti familiari, per esempio, con l'amore verso Dio e verso gli altri.
Cerchiamo di ubbidire ai comandamenti di Dio per il nostro bene e confidiamo nell'aiuto e nella saggezza che Dio vuole donarci per superare i conflitti. Secondo, cerchiamo di avere un impatto positivo nella società portando quei valori di pace e di giustizia che prima di insegnare agli altri dobbiamo imparare a vivere in noi stessi. In altre parole, predichiamo ciò che viviamo. Infine, confidiamo nelle parole di Gesù che dopo essere risorto ha promesso il suo ritorno per un regno dove abita la giustizia. Lui non ci ha dato una data del suo ritorno, ma ha promesso che tornerà al momento giusto. A proposito, non fidiamoci mai di chi ci propone delle date assolute, piuttosto fidiamoci di quello che dice il Signore. In Matteo, al capitolo 24, Gesù fa un discorso profetico. Cito soltanto qualche versetto qui e lì, invitando tutti quanti voi a leggere tutto il capitolo 24 di Matteo. Voi udrete parlare di guerre, di rumori di guerre, guardate di non turbarvi, bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine, perché insorgerà nazione contro nazione, regno contro regno. Più avanti dice così: e questo Vangelo del regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti, allora verrà la fine. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Ma quanto a quel giorno, a quell'ora, nessuno lo sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il Figlio, ma il Padre solo. Dio ci benedica. Ringraziamo il pastore Spina, grazie per questa meditazione. Come detto in apertura, oggi parleremo di una iniziativa, vi presenteremo un'iniziativa. Ovviamente nella nostra diretta di oggi non avremo soltanto la presentazione dell'iniziativa, ma avremo anche la possibilità di meditare insieme un passo della parola dal quale probabilmente nascono le azioni e le reazioni spirituali dei suoi missionari che si stanno proprio organizzando intorno a questa iniziativa. Allora, come promesso, oggi ci colleghiamo con la bellissima Umbria e siamo in collegamento con il pastore Giuseppe Chierchia da Città di Castello. Vediamo un po'. Eccolo qui. Pace e buongiorno, Giuseppe. Pace, Michele. Bentrovati. Grazie per questa opportunità che ci concedi oggi di presentare un'iniziativa interessante che state organizzando a Città di Castello il prossimo 27 gennaio, ma prima di presentare l'iniziativa, quindi mentre probabilmente i nostri amici stanno avvisando ai loro conoscenti proprio dell'Umbria e di tutto quello delle zone appunto intorno a Città di Castello di questa iniziativa, mentre si stanno collegando altri amici, voglio proprio chiederti, carissimo Giuseppe, da dove sei collegato, di che cosa ti occupi, per chi non ti conosce ancora ovviamente, ma oramai sei un amico di Review per le diverse già esperienze e ospitate qui. Intanto però, per chi si sta collegando oggi e vede questo strano umbro, che in realtà umbro non è, che ci racconta da dove si collega e quali iniziative, che cosa state facendo nella città di Città di Castello riguardo all'area spirituale, alla chiesa che il Signore sta portando avanti lì. Prego. Alleluia. Sì, Michele, come detto, mi chiamo Giuseppe e il Signore ci ha mossi da Napoli circa 6 anni fa e noi abbiamo sempre avuto in cuore di servire il Signore e ci siamo sempre adoperati nella diffusione del Vangelo e Dio ci sta dando grazie a me e alla mia famiglia di portare avanti una piccola missione che da 6 mesi il Signore ci ha messo in cuore di fondare attraverso un'associazione, l'Arca del Soccorso, e ci occupiamo di tante aree. Quando abbiamo chiesto a Dio una visione, il Signore non ci ha risposto in una maniera dettagliata, ha detto: ma qualunque sono i bisogni che vi si presenteranno, voi quelli dovete far fronte. E da circa 3 mesi a questa parte il Signore ci sta conducendo verso persone che sono legate da
tossicodipendenza, alcolismo, gioco d'azzardo, stregoneria, cartomanzia, e stiamo vedendo la mano di Dio all'opera, veramente stiamo vedendo miracoli in mezzo a noi, il Signore è all'opera, si sta muovendo e questo va tutto alla sua gloria. Alleluia. Bene, molto bene. Ovviamente qualcuno mi faceva notare che ho detto strano umbro, perché in realtà umbro non è, il nostro carissimo Giuseppe Chierchia è, come appunto diceva, napoletano. Gloria a Dio, perché il Signore muove la sua Chiesa verso i bisogni che sono inizialmente e principalmente bisogni di carattere spirituale, ma è bello anche scoprire che la Chiesa si occupa anche di aspetti legati al sociale, e quando lo fa, la Chiesa lo fa con l'intento di muoversi per il bene delle anime attraverso iniziative che hanno comunque l'intenzione e l'obiettivo finale di trasferire quello che Cristo stesso trasferirebbe, cioè portare sollievo, vicinanza, perché no, un aiuto anche a chi ha fisicamente, praticamente bisogno di aiuto. Abbiamo appunto ascoltato. Quello che oggi stiamo presentando e che vogliamo appunto presentare per i nostri amici dell'Umbria è un'iniziativa che avrà luogo, è vero Giuseppe, chiedo notizie a te, che avrà luogo in città di Castello il prossimo 27 gennaio e a largo Andrea Losta ci sarà possibilità. Sì, di... Costa, Andrea Costa. Perfetto, allora facciamo subito la locandina, così mentre Giuseppe ci racconta e ci spiega possiamo un po' comprendere. Prego. Allora, è un'iniziativa che nasce grazie alla collaborazione con Progetto Amico, che è un'associazione di medici cristiani odontoiatrici che si muovono nel centro nord Italia e fanno gratuitamente delle visite per aiutare chi si trova nel bisogno, ma con lo scopo principale che è quello di annunciare il messaggio del Vangelo. E ringraziamo a Dio di questa opportunità per come si è creata. E da ottobre che abbiamo pregato che questo potesse avvenire, il Signore ci ha dato vittoria perché abbiamo avuto parecchie difficoltà, ma grazie a Dio, quando è opera di Dio, il Signore ci fa vedere la sua gloria, e siamo certi che con questa iniziativa molte anime che il Signore ci porterà potranno conoscerlo e sperimentare che oltre alle cure mediche c'è una cura spirituale che va ben oltre a quello che è il benessere fisico. È molto interessante questa iniziativa, sono molto felice di poterla presentare agli amici, quindi ci saranno visite mediche a disposizione di quanti hanno bisogno, e con questa meravigliosa associazione Progetto Amico. Io vorrei, Giuseppe, se sei d'accordo, farci salutare. Abbiamo un video registrato dal carissimo dottor Fantosa. Ecco, vediamo un po', in modo che anche il nostro carissimo fratello Fadi ci presenta l'associazione e scopriremo insieme di cosa si occupano. Prego. Pace del Signore. Mi chiamo Fadi e oggi volevo parlarvi di Amico, un'associazione con cui ho il piacere di collaborare. Amico in realtà è un acronimo e sta per Associazione dei Medici Italiani Cristiani degli Odontoiatri, e nasce nel 2017 con lo scopo di creare uno spazio di incontro tra tutti quei professionisti sanitari che condividono la fede evangelica sul territorio italiano, ma anche lo scopo di offrire diverse opportunità per unire la professione medica al servizio al Signore, collaborando con chiese, missioni e associazioni. In Italia, da circa un anno, il Signore ci ha dato la grazia di offrire delle visite mediche gratuite a bordo di un ambulatorio mobile in diverse città, per adesso del centro nord Italia, a fianco delle chiese locali, con l'obiettivo di portare il Vangelo soprattutto a quei pazienti con difficoltà di accesso alle cure. Parliamo quindi di esodati, di senza tetto, di profughi, di emarginati sociali.
secondo quanto scritto in Luca 10:9, che dice: guarite i malati che ci saranno e dite loro: il regno di Dio si è avvicinato a voi. In quest'anno, grazie a Dio, abbiamo svolto circa 500 visite mediche gratuite in 10 diverse città, percorrendo 7.000 km e coinvolgendo circa 40 operatori sanitari. Ringraziamo il Signore perché possiamo testimoniare che l'amore che ha messo nei nostri cuori ha raggiunto decine di pazienti visitati e di cui ora le chiese locali hanno il difficile ma necessario compito di seguirli, di incoraggiarli, di pregare con loro, secondo il comandamento di Gesù in Matteo 28:19, che dice: andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. A Dio piacendo, sabato 27 gennaio saremo in Umbria, precisamente a Città di Castello, in provincia di Perugia, in collaborazione con la Chiesa locale e l'associazione Arca del Soccorso, di cui fa parte il fratello Giuseppe Chiechia. Offriremo in quel caso visite pediatriche e visite odontoiatriche, sempre in regime di gratuità. A questo proposito vorrei chiedere agli ascoltatori di pregare per quella giornata, affinché il Vangelo possa essere annunciato a quanti più pazienti possibili. A questo proposito vorrei chiedere agli ascoltatori di pregare anche per un altro progetto che ancora non è nato, ovvero quello dell'acquisto di una odontoambulanza, in modo da offrire non solo delle visite odontoiatriche, ma delle vere e proprie cure odontoiatriche di emergenza a coloro che hanno più bisogno. Noi crediamo alla parola di Dio che dice che la preghiera del giusto ha una grande efficacia, per cui ringraziamo il Signore per ogni possibilità che ci viene concessa di testimoniare della sua opera, in modo che tanti fratelli possano essere incoraggiati a pregare per noi con più consapevolezza. Ci tengo anche a ringraziare di cuore il fratello Michele Cesare e il canale Parole di Vita per questa opportunità. Se volete conoscerci di più, avere maggiori informazioni, collaborare con noi o sostenerci, potete visitare il nostro sito www.progettoamico.org. Che Dio ci benedica. Ringraziamo il carissimo fratello Fadi, è un piacere e un onore poter presentare le vostre iniziative insieme a Giuseppe Chierchia in collegamento con noi appunto per Città di Castello. Quindi tutti gli amici che sono nella zona appunto di Città di Castello in provincia di Perugia possono avere questa opportunità di conoscere l'iniziativa. Se siete credenti, raggiungete appunto Largo Andrea Costa, dove potete in qualche modo conoscere nuovi fratelli e anche pregare con loro e consentire alla cittadina di poter usufruire, per quanti hanno difficoltà e hanno bisogno, poter usufruire di questo servizio che servirà soltanto per portare del bene, come probabilmente vuole dire il nome dell'associazione organizzata, l'Arca ha proprio questo scopo. Intanto però vogliamo ricordarvi che mentre noi forse comodamente dal nostro comfort di casa abbiamo la possibilità di interagire, insomma, gestire la nostra comunicazione attraverso cellulari, televisori e quant'altro, c'è una quantità di persone, tante persone, ogni persona è costituita da un'anima, un bisogno particolare che giace in grande povertà. E noi, se abbiamo difficoltà ai denti, corriamo dal dentista, vero Pastore Giuseppe? E andiamo a fare le nostre cure. Però poi succede che ad un certo punto non ci facciamo mai la domanda: ma se un senza tetto ha problemi ai denti, come fa? Se un bisognoso, se un immigrato, se un povero ha delle difficoltà ai denti, come un mal di denti, come lo gestisce? Ecco, questo è la grande opportunità che nasce proprio nel cuore di questi carissimi fratelli che hanno organizzato questa cosa meravigliosa, questa iniziativa meravigliosa proprio lì il giorno 27. Allora, carissimo Giuseppe, dopo torniamo di nuovo su questa iniziativa e la presentiamo anche a chiusura
della nostra puntata, ma intanto, come promesso e come sempre facciamo, anche quest'oggi vogliamo ascoltare, vogliamo sentire insieme con il cuore quello che il Signore ha messo nella tua vita e che vuoi condividerci dalla parola di Dio. E perché no? Forse potrebbe nascere proprio da questa meditazione una chiamata che Dio rivolge anche alla tua di vita, ponendo davanti a te il bisogno di qualcuno che forse è proprio vicino e che tu forse non riesci a vedere perché siamo troppo concentrati su noi stessi. Signore, aiutaci. A te la linea, pastore. Grazie. Amen, grazie. E volevo condividere con voi alcuni versi che troviamo nel libro di Luca, nel Vangelo di Luca, capitolo 10, dal versetto 25. Ed ecco, un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova e disse: «Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli disse: «Nella legge che cosa sta scritto? Come leggi?» Egli rispose: «Ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la forza tua, con tutta la mente tua, e il tuo prossimo come te stesso». Gesù gli disse: «Hai risposto esattamente, fa questo e vivrai». Ma egli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?» Gesù rispose: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatté nei briganti che lo spogliarono, lo ferirono e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella stessa strada e lo vide, ma passò oltre dal lato opposto. Così pure un levita, giunto in quel luogo, lo vide, ma passò oltre dal lato opposto. Ma un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, lo vide e ne ebbe pietà. Avvicinandosi, fasciò le sue piaghe, versandogli sopra olio e vino, poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo condusse a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno dopo, presi due denari, li diede all'oste e gli disse: «Prenditi cura di lui e tutto ciò che spenderà di più te lo rimborserò al mio ritorno». Quale di questi tre ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté nei ladroni? Quegli rispose: «Colui che gli usò misericordia». Gesù gli disse: «Va e fa anche tu la stessa cosa». E diciamo che questo racchiude un poco il sentimento che ha mosso queste iniziative e che ha mosso quello che è l'associazione, la missione che il Signore ci ha affidato. Noi abbiamo in cuore il desiderio di diffondere il messaggio del Vangelo e vediamo delle opportunità nel cercare di aiutare il prossimo, che poi sono delle opportunità che ci vengono date vivendo in mezzo alle persone, non stando chiusi solamente all'interno di un locale. E come Gesù stesso dice in questa parola che abbiamo letto, facendo questi esempi, la religiosità, quale può essere il sacerdote, il levita, a volte ci fa essere ciechi e non ci fa vedere quelli che sono i bisogni che veramente ci circondano. Tante volte noi preghiamo, diciamo, anche nel nostro lessico, essendo evangelici: «Signore, ti vogliamo assomigliare di più», ma a volte nei fatti non lo siamo. E questo ci fa essere ciechi a quelli che sono poi dopo i veri bisogni delle città in cui il Signore ci ha posto. Noi, come prima cosa, quello che con l'aiuto di Dio abbiamo cercato di fare e cerchiamo di fare, e quindi invito anche a te a cercare di fare ovunque tu ti trovi, è quello di vedere quali sono i bisogni che stanno attorno a te e che ti circondano. Perché se tu credi in Gesù e vuoi seguire le sue orme, allora sta sicuro che il Signore si userà della tua vita per soddisfare i bisogni degli altri. Perché se in te c'è un vivo desiderio di servire il Signore di certo ti chiamerà, perché nell'opera e nel campo di Dio non ci sono disoccupati. E vediamo come il Signore poi, nelle vesti del buon samaritano, cosa fa?
si prende cura di quest'uomo mezzo morto e lo conduce in una locanda. La locanda la vedo come la chiesa del luogo, della città, e Gesù conduce in mezzo a noi malati, persone che non stanno bene, sia dal punto di vista materiale ma anche spirituale. E noi come chiesa dobbiamo aprire le porte delle nostre locande. Non sono un club privato dove possono entrare solamente alcuni o solo chi fa parte magari del nostro modo di credere, di come praticare il Vangelo e tutto, in base a un'etichetta, ma in base a quelli che sono i bisogni. E come visione proprio noi abbiamo quello di aprire le porte a tutti. E questo, grazie a Dio, ci sta facendo vedere la gloria sua. Poi il Signore, quando ha affidato quest'uomo moribondo all'oste, gli ha dato due denari per le spese, per quello che serviva per prendersi cura di lui. E riflettendo e meditando su questi due denari, ho pensato che questi denari possono raffigurare la salvezza di un credente e la pienezza dello Spirito Santo, che sono le due cose di cui il Signore ci equipaggia per poterlo servire. Una volta essendo nati di nuovo, una volta riempiti di Spirito Santo e della sua potenza, noi dobbiamo servire il Signore. E come dobbiamo farlo? Seguendo il suo esempio, non girandoci dall'altra parte come hanno fatto quei religiosi, come il Levita, il sacerdote. Ma dobbiamo allargare le nostre braccia, aprire le porte delle nostre locande e accogliere quelli che sono i bisogni di coloro che stanno nelle difficoltà, sia come ho detto precedentemente, dal punto di vista materiale che dal punto di vista spirituale, perché stiamo riscontrando purtroppo anche tanti credenti che stanno vivendo una situazione spirituale non proprio buona. Ci sono molti malati spirituali, ci sono molte pecore che zoppicano, che stanno male e che necessitano di cure spirituali. E noi come Chiesa dobbiamo accogliere, non dobbiamo giudicare chi magari in questo momento sta attraversando un momento difficile, ma vi voglio esortare a fortificarvi nel Signore affinché possiate anche voi sperimentare la gloria di Dio attraverso le opere che la fede ci fa compiere, perché le opere che noi compiamo non sono opere che vengono dal nostro essere buoni, ma sono opere che nascono dal sentimento di Gesù verso i bisognosi. E noi vogliamo far capire attraverso la nostra strumentalità, attraverso un nostro abbraccio, che Gesù ama queste persone, ama questi credenti che magari stanno in difficoltà e non li giudica, e se non li giudica Gesù, non li posso giudicare nemmeno io. E poi dobbiamo, come abbiamo letto, fare quello che ha fatto questo samaritano, lo dobbiamo fare anche noi. Il Signore ce lo ordina, dobbiamo soccorrere, non possiamo girarci dall'altra parte, essere indifferenti. E un'altra cosa che sto riscontrando, permettetemi la franchezza, nella chiesa italiana, non solo sul territorio umbro, ma una cosa un poco generalizzata, questa apatia da parte di alcune chiese che non si muovono verso l'esterno, ma sono chiuse all'interno delle loro mura, organizzando spettacoli, concerti, tutto buono. Io non voglio dire che queste non sono cose buone, ma nessuna cosa a volte viene fatta per andare all'esterno delle chiese, dove lì ci sono i bisogni reali,
dove ci confrontiamo con la realtà, dove possiamo trovare queste persone, queste genti a terra. E sono persuaso perché il Signore ci sta dando l'opportunità, uscendo, di vedere quelle che sono le persone che fino a poco tempo fa risultavano invisibili. Ci sono degli invisibili nelle nostre città di cui nessuno se ne prende cura, ma Gesù vuole raggiungere quelle persone e noi lo stiamo vedendo. E abbiamo aperto le porte della nostra comunità ad un ragazzo di 26 anni che ha delle grosse difficoltà con alcol e droga, ma il Signore lo sta liberando, lo sta guarendo e attraverso di lui il Signore ci sta conducendo per tutta la città e ci sta facendo conoscere altre persone che erano nascoste e che grazie a lui stiamo aiutando e gli stiamo offrendo la possibilità di conoscere Gesù, oltre a dargli anche un sostegno. Quello che sia, che possa essere materiale. Noi lo facciamo non perché noi siamo bravi, ma perché è Gesù che ci chiama a farlo. Ed è meraviglioso scoprire che non è con parole, con prediche, ma attraverso dei semplici abbracci abbiamo visto dei cuori, dei muri cadere e vedere la gloria di Dio, Michele. È una cosa veramente meravigliosa quello che stiamo sperimentando. Noi lo facciamo perché vogliamo seguire Gesù e voglio esortare a quanti stanno vivendo un momento di tiepidezza, che frequentano magari delle comunità, ma che non sono attirati dal servizio. Voglio dire una cosa: se sei stato salvato, il Signore ti ha chiamato anche a servirlo. A volte molti credenti sembrano che siano dei credenti smart working, che vogliono lavorare stando sopra il divano, mandando solamente un messaggino oppure facendo un post. Va bene anche quello, eh. Non dico che queste cose non vanno bene, anzi possono anche edificare, ma c'è dell'altro, c'è da muoversi, perché c'è un mondo che sta gridando, c'è un mondo che grida aiuto e noi che siamo la Chiesa di Dio dobbiamo andare incontro a questo grido, dobbiamo ascoltare la voce di quelli che gridano, perché dietro a queste persone che gridano ci sono delle anime, come hai detto tu prima, che devono essere saziate dall'amore di Gesù. Gesù non è venuto per chi stava bene, Gesù è venuto per chi sta male e ha scelto noi per andare, ha detto a noi di andare, ai discepoli quando si è trovato a fare la moltiplicazione dei pani e dei pesci, gli ha detto date voi loro da mangiare. Il Signore ci ha dato dei compiti, delle responsabilità che la Chiesa deve assolvere e noi non possiamo fare altrimenti. Io sono persuaso, sono contento di vedere che Dio è ancora all'opera, perché a volte sento commenti, sento frasi, ma una volta Dio lo faceva, adesso non è più così. Io ti dico che se ti metti all'opera e muovi la tua fede, tu vedrai anche la gloria di Dio, ma bisogna avere la fede, avere anche il coraggio a volte di andare e ad affrontare delle sfide che magari gli altri non affronterebbero. Io ti voglio dire una cosa, se il Signore ti ha dato salvezza, ti ha dato battesimo nello Spirito Santo, lui ti equipaggerà e ti farà vedere quello che lui ancora oggi è potente a fare. Perché ti parlo di esperienza personale, non lo stiamo vedendo. Stiamo vedendo persone liberate dalla tossicodipendenza, dall'alcol, stiamo vedendo persone liberate da cartomanzia, stiamo vedendo persone che stanno riacquistando una dignità e questo è meraviglioso. Stiamo rivedendo persone sorridere di nuovo e questa è la cosa che ci fa sentire ancora più grati a Dio, perché vi posso assicurare, non c'è cosa più bella di vedere delle persone che appena le conosciute avevano uno sguardo spento, ma quando il Signore è arrivato nella loro vita e ha iniziato a toccare i loro cuori,
li vedi sorridere e testimoniare di quello che il Signore sta facendo con loro. Ecco, e concludo. Fratelli, impegniamoci, muoviamoci nelle vie del Signore. Questo mondo, questa società sta gridando aiuto. Molti gridano all'Eterno e dicono che non c'è risposta. La risposta al grido di qualcuno che ti sta attorno, forse sei tu, ovunque ti trovi, se sei un credente, il Signore ti chiama a soddisfare i bisogni, a soccorrere quanti stanno nel bisogno, perché questo è un compito nostro, è un compito dal quale noi non ci possiamo esonerare, fino a che il Signore ritornerà e ci darà la giusta ricompensa. Amen, Michele, io ho concluso quello che il Signore ha messo nel mio cuore. Grazie Giuseppe, grazie di cuore veramente per questo spunto che ci consente di aprire proprio la meditazione e anche una serie di valutazioni sulla situazione attuale. È vero, siamo praticamente ipersollecitati dal punto di vista spirituale e poi atrofizzati dal punto di vista sociale. Tante volte è proprio l'insegnamento impostato che vuole portare avanti all'interno di alcuni contesti religiosi, maggiormente dando per esempio per prioritario l'aspetto spirituale, dimenticando però tutto l'insegnamento che riguarda la praticità dell'Evangelo, perché l'Evangelo passa attraverso un grande rispetto dell'uditorio. L'Evangelo predicato, dovete sapere, e questa è una mia particolare convinzione che ho sempre alimentata, cioè che l'Evangelo deve essere predicato tenendo il grande rispetto dell'uditorio, cioè chi sta ascoltando la parola di Dio deve essere rispettato a tal punto che se va ascoltato piuttosto che insegnato, quello rappresenta di per sé una forma di predicazione. Che cosa voglio dire? Che se stai parlando, lo dice Giacomo, io non mi sto inventando nulla, non ci stiamo inventando nulla, ma nella praticità, se tu vuoi predicare ad una persona, se ti vuoi avvicinare ad una persona, ignorando completamente il bisogno che quella persona ha, nella quale forse versa, e se il buon samaritano in quel momento avesse in qualche modo parlato al moribondo di filosofie, o probabilmente avrebbe citato i tanti passi della parola di Dio mentre quel moribondo si trovava ancora a terra, forse non avrebbe fatto altro che velocizzare la morte di quell'uomo. Poi ad un certo punto vediamo in questa meravigliosa parabola proprio la vicinanza che quest'uomo. Mi piace quando Giuseppe ha detto Gesù identificato in un samaritano. Questa frase, per diciamo i più superficiali, non vuole dire poco, ma per chi conosce il contesto sociale e politico di quei tempi, associare Gesù a Yeshua, al giudeo e il re, il Messia, al samaritano, al popolo samaritano che era considerato il nemico, erano considerati gli impuri in mezzo ai giudei, beh, è un'affermazione molto forte. Questo proprio per comprendere e per avvicinare la persona di Gesù al bisogno. E perché Gesù si è identificato in un samaritano, proprio in un apparente nemico dei giudei? Proprio per consentire di mettere al centro il rispetto di chi hai di fronte, del bisogno di chi ha di fronte, fosse anche il rispetto per la persona che hai di fronte, a cui stai parlando, deve essere così grande che devi abolire te stesso, che devi abolire tutto quello della tua struttura ti sta portando a dire forse non è il caso perché sai, questa categoria sociale sono fatti così, questi sono così, questi altri sono così. Tante volte mettiamo al centro le nostre strutture, i nostri pregiudizi. Li chiamerei i santi pregiudizi, tante volte qualcuno proprio in questi giorni ho ascoltato di un uomo molto famoso
che vive i suoi orientamenti sessuali che sono contro la parola di Dio, ma si sta avvicinando a Gesù attraverso l'evangelizzazione che sta compiendo una chiesa. E che cosa sta accadendo? Sta accadendo che giustamente i religiosi cominciano a pensare che fa la chiesa, ora apre le porte ai personaggi famosi, a quelli da un orientamento sessuale diverso, eccetera, c'è tutti i pregiudizi. Tutti credono che ad un certo punto se tu ascolti con rispetto chi ha fatto qualcosa di veramente molto sbagliato nella vita, stai facendo anche tu qualcosa di sbagliato insieme a lui. No, affatto. L'insegnamento di Gesù in questa parabola. Michele, Gesù mi chiama ad amare a me. Alleluia. È vero. Io non posso giudicare. È vero, è vero. Attenzione al ritorno, Maria. Se io avessi come visione quella di trovare già le persone perfette, allora il primo a non dover entrare in una chiesa sarei io, perché nonostante tutto io ho le mie difficoltà, i miei difetti, le mie mancanze. Se Gesù facesse questo con me, io non sarei oggi salvato, riscattato e amato da Gesù. E allora se lo vogliamo solamente dire, voglio seguire Gesù, voglio fare come Lui perché Lui è l'esempio perfetto. Gesù si è sporcato le mani, Gesù camminava in mezzo ai lebbrosi, Gesù non si è mai tirato indietro davanti alle difficoltà, e noi dobbiamo seguire Gesù. E noi abbiamo diverse situazioni in mezzo a noi di persone che attraverso delle difficoltà si sono separate, e quindi vengono, però sono state attirate dal messaggio del Vangelo. Persone che hanno ancora delle dipendenze, e che fai? No, fino a quando tu non smetti di fare determinate situazioni, oppure non ti riconcili con tuo marito, non puoi venire in questo luogo. No, non è niente affatto. Tu intanto vieni, noi ti facciamo tra virgolette conoscere Gesù, poi lo Spirito Santo compierà l'opera sua, che è quello di ricongiungere magari i matrimoni che si stanno che stanno vivendo delle difficoltà, che il Signore è lo Spirito Santo che ti toglierà i legami. Noi dobbiamo solamente accogliere, perché questa società è piena, almeno nelle zone in cui stiamo noi, Michele, da 5-6 mesi a questa parte stiamo veramente venendo a conoscenza di situazioni. Sembra quasi come se la città fosse un grosso tappeto che ha ricoperto tutta la sporcizia, e attraverso alcune persone che il Signore ci ha portato in mezzo a noi, questo tappeto siamo riusciti a sollevarlo, ed è uscito un qualcosa, Michele, veramente che non mi aspettavo. Veramente dei bisogni, delle situazioni che veramente solo la grazia di Dio può andare lì e risolvere. E noi che facciamo? Rimaniamo chiusi nel nostro locale? No, il Signore ci chiama ad andare, anche a sporcarci le mani. Noi siamo di quelli che hanno detto: Signore, manda me. Non lo dobbiamo solamente cantare, non lo dobbiamo solamente sponsorizzare, ma poi lo dobbiamo fare. Dobbiamo essere anche dei facitori, non solamente dei predicatori o degli uditori della parola di Dio. Dobbiamo essere di quelli che fanno, non di quelli che parlano. E in un certo punto, ad un certo punto di questo versetto, di questo passo, io vorrei concentrare, Giuseppe, proprio l'attenzione su quanto il Signore Gesù ci insegna. Magari puoi essere caro amico, cara amica che in questo momento ci stai seguendo, probabilmente tu dici: io non frequento nessuna chiesa, io non ho nessuna appartenenza, io non ci sono nella mia area geografica di altri fratelli con cui congregarmi. E quindi sei probabilmente un nostro ascoltatore, una nostra ascoltatrice abituale che si alimenta della parola. Proprio in questo momento ci sono arrivati i messaggi
che ci incoraggiano tremendamente, proprio perché, grandemente, proprio perché ad un certo punto ci rendiamo conto di avere di fronte un popolo di Dio che non ha appartenenza. Ecco, se forse ci stai proprio seguendo in questo tempo, vogliamo dirti, vogliamo avvisarti che anche a te è rivolto l'invito di rimboccarti le maniche e continuare, cominciare un'attività di aiuto secondo quanto il Signore sta mettendo nel tuo cuore. Ci sono delle case di anziani in tutte le città e molti di essi vivono passando il tempo nell'attesa della morte, nell'attesa che finisce la vita. Un tuo aiuto potrebbe andare a portare un bicchiere d'acqua fresca, la tua presenza, la tua persona, ma non soltanto perché devi dire qualcosa, la tua persona. E se in te è animato lo Spirito Santo, tu porterai ai nonnini che si stanno avviando probabilmente alla fine dei giorni, porterai un nuovo e più brillante scopo di vita, che è quello per cui il Signore li ha creati, e loro non l'hanno ancora scoperto, sta aspettando te. Ho portato solo un piccolo esempio. Quello che vogliamo proprio prendere in considerazione oggi è il mandato che Dio manda, che Dio dà, che non è un qualcosa che si affida solo alla Chiesa, ma vorrei tornare, scusatemi se sono ripetitivo, al valore dell'individualità. Cioè ognuno di noi, a prescindere da ogni cosa, nella nostra relazione con il Signore, dobbiamo dare con responsabilità un seguito alla nostra chiamata. Stavo dicendo appunto che mi è piaciuto particolarmente quando Gesù parla di buon samaritano a degli uomini che gli chiedono chi è il mio prossimo. Ora, io sono sempre convinto che il mio prossimo è colui che sta a terra e ha bisogno del mio aiuto. Questo passo mette in evidenza un punto di vista ribaltato. Fantastico. Noi siamo convinti che il mio prossimo è il mio vicino di casa, che il mio prossimo è il mio, la persona che ha bisogno del mio aiuto. Ma vi voglio leggere questo versetto che dice appunto, alleluia, quali di questi tre ti pare essere stato il prossimo di colui che si è imbattuto nei ladroni? Prossimo che si è imbattuto nei ladroni. Chi è il prossimo di chi sta a terra? È colui che ha aiutato, il buon samaritano. Tu sei il prossimo di chi ha bisogno dell'aiuto di Dio. Sei tu. Qui ribalta il punto di vista. Siamo tutti convinti che noi dobbiamo aiutare il prossimo. No, il prossimo sei tu. Chi devi aiutare è chi sta nel bisogno. Non etichettarti come essere una categoria che ha bisogno in qualche modo di essere aiutato. No, il prossimo è colui, osservando questa parabola, poi in altre situazioni questo termine prende altre sfaccettature. Un po' per dire, se tu hai bisogno o sei colui che può portare aiuto, non importa, devi essere vicino. La vicinanza tra Chiesa e bisogno è indispensabile e non ci sono etichette, non uno è ad un gradino più alto e l'altro ad un gradino più basso. Qui paradossalmente Gesù ha ribaltato i punti di vista. Noi etichettiamo il prossimo come ad un gradino più basso e è colui che aiuta ad un gradino più alto. Qui ha ribaltato il punto di vista, ha detto che chi aiuta ad un gradino più basso e il bisognoso ad un gradino più alto. Perché? Perché il Signore quando entra non osserva più le differenze sociali, non ci sono le differenze economiche, sociali, di conoscenza. Se sei un, ecco, abbiamo visto il nostro carissimo fratello Fadi che con grande umiltà e meraviglioso senso altruistico, essendo un dottore, aiuta i più deboli, e quindi di conseguenza non esiste più la differenza tra uno e l'altro. Quando entra l'Evangelo, alleluia, porta soltanto dinamicità in un'azione concreta verso chi ha bisogno. Quindi quello che di cui vogliamo parlare. Ma poi Michele, volevo aggiungere, se mi permetti. Prego. Certo. Che l'oste a cui il Signore affida quell'uomo non è il pastore della chiesa, tra virgolette. L'oste è chiunque. Cioè ogni credente, ogni salvato, ogni nato di nuovo, ripieno dello Spirito Santo, è chiamato. A volte si vuole affidare tutto
solo nelle mani del pastore o dei diaconi, dei responsabili, dei leader o come li vogliamo chiamare. Ma noi siamo un corpo dinamico che ognuno ha i propri talenti e li dobbiamo mettere nelle mani del Signore affinché gli altri, attraverso la nostra strumentalità, usufruiscano i benefici di quello che il Signore ha dato a noi. Noi siamo dei vasi portatori d'acqua che devono dare da bere alla vita degli altri e lo dobbiamo fare, non possiamo esimerci dal farlo, quindi tutti dobbiamo essere coinvolti, perché nell'opera di Dio non ci sono disoccupati, è una cosa che il Signore sta mettendo forte nel mio cuore. Voglio esortare quanti magari dicono: "Oh, ma io non tengo niente da fare, a me nessuno mi dice quello che devo fare." Se hai qualcosa in cuore che il Signore ti ha messo, parlane con il tuo conduttore, con il tuo pastore, con il tuo responsabile e assieme pregate il Signore e il Signore vi guiderà. Non rimanete lì fermi perché Gesù sta tornando e noi dobbiamo annunciare e lo dobbiamo fare in tutti i modi possibili e immaginabili. Amen. Gloria al nome del Signore. Amen. Grazie, grazie Giuseppe, grazie per questa riflessione e questo approfondimento. Noi vogliamo, prima di salutarci, ancora presentare l'iniziativa. Siamo arrivati alla fine del nostro spazio diretta, ma vorrei chiedere alla regia di mettere ancora la locandina in modo che possiamo insieme ricordarvi che il prossimo 27 gennaio, quindi sabato, dalle ore 10 alle ore 18, come vedete sulla locandina, ci saranno delle visite pediatriche, odontoiatriche, pediatriche gratuite e, attraverso proprio l'ambulatorio mobile Dottor Luca del progetto Amico che potete trovare al largo Andrea Costa di Città di Castello. Quindi vi aspettiamo, la chiesa vi aspetta per conoscervi di persona. Se avete bisogno di una visita, se state avendo delle difficoltà e volete proprio approfittare di questo spazio, potete tranquillamente farlo, sono lì per questo e sarà veramente bello poter conoscere i credenti di Città di Castello con i quali, perché no, iniziare una conversazione, anche una frequentazione e crescere non solo nell'aiuto reciproco dei bisogni, ma anche, soprattutto, nell'aiuto spirituale, perché Gesù, il buon samaritano, in questo giorno vi incontrerà, vi aspettiamo, vi aspetterà, vi sta aspettando. Grazie Pastore Giuseppe e a tutti di Città di Castello. Amen. Grazie Michele, Dio ci benedica, vi aspettiamo sabato. Amen. Dio ti benedica, pace. Vi ringraziamo cari amici, grazie per quanti siete stati in collegamento con noi. Un tema molto importante è quello dell'aiuto e molto importante anche perché tocca un po' il ruolo che ogni credente all'interno della Chiesa deve saper individuare. Vi ringraziamo cari amici, domani continuiamo con la nostra carrellata di dirette e in quei di domani affronteremo ancora la seconda puntata sul Vangelo di Matteo portata avanti dal carissimo Pastore Ubaldo Braida. Intanto però vogliate ricevere il nostro saluto, vi consiglio di continuare a stare connessi con Parole di Vita perché quest'oggi a Parole di Vita veramente siamo intensi di dirette e per gli amici che si affacciano sui social vi aspetto alla diretta delle 17 sui social, su Facebook particolarmente, vi aspetto alle ore 17 con un programma tutto solo per Facebook chiamato Tu per Tu condurrò nel quale insomma, parleremo insieme molto liberamente alla sorella Marianna Poerio di un tema che è molto attuale della ricordanza della Shoah. In questi giorni noi avremo l'opportunità di spiegare qualche particolare che forse ci sfugge un po' da credenti e un po' anche da superficiali di fronte a quello che dobbiamo sapere, su cui dobbiamo porre mente. Intanto vogliate ricevere il mio affettuoso abbraccio e a Dio piacendo ci vediamo domani. Pace, shalom.